Benvenuti! Ciao! Ciao! Tu sei arrivata al mare? Bene! Benvenuti a casa F! Ciao amici, benvenuti alla nuova puntata di casa F! Oggi siamo con due amici speciali, Valentina e Andrea, il suo fidanzato. Gli ingredienti sono lasagne fini e salta sugo, code di gamberi, calamari, polpa di granchio, besciamella fatta la mattina da Francesca, fantastica birra artigianale Sant'Andreas. Abbiamo qui la crema di zucchine, che questo serve per le nostre tartine per aperitivizzare. Amici, mi raccomando, acquistate, è possibile, acquistate la birra Sant'Andreas perché è veramente eccezionale. Sminuziamo le nostre code di gamberi, facciamo un ragù di code di gamberi e calamari. Oh ragazzi, noi vi ricordiamo intanto che in questo momento ci state seguendo, però se volete farlo basta andare su YouTube con due B, come piace dire a te, e digitare casa F con Fabio e Francesca. E se vi trovate sulla nostra pagina, mi raccomando, suggeritela anche a tutti i vostri amici che devono poi cliccare mi piace. Ma oggi salutiamo anche gli amici di Ozone. Yes. Ma cos'è Ozone? Spiegalo. Ozone è un centro alle porte di Milano. Benessere, wellness, fitness, beauty. Ora procediamo a sminuzzare i calamari. Ah! Niente. Fatemelo dire ragazzi, questa è la ricetta più complicata che abbiamo fatto sino ad oggi. Sì, è proprio di sì. Prendiamo. Wow, per mio. Prendiamo. Uguale ragazzi. Arrivo, perché le ricette di casa F si sono sempre accomunate da 3 F. Fabio. No. No. Facili, fantastiche e feroci. Bravissima. Vai, si schiaccia l'aria. Segreto. Si schiaccia. Non erano troppi segreti. Si schiaccia per... Ma per quale motivo si schiaccia? Questo è il momento quarto. Perché si schiaccia l'aglio? Perché a me mi puzzolisco le mani. Come sono di pesce. E se lo vuoi alleggerire, gli togli l'anima. Per l'anima. Dentro. L'anima. Pensate amici, esiste l'anima dell'aglio. Io non sapevo. Facciamo saltellare un po'. Saltellare? Wow! Prendi la tua birra che la mettiamo dentro. Sì, va bene. Amici, sui calamari e sui gambe. Va bene, va bene. Vai, tutta salute. Io sapevo col vino, però. Vabbè, uguale. Allora, ragazzi, Valentina mi ha detto che queste lasagne sono veramente eccezionali. Ok, il sugo si aggrappa. Infatti, abbiamo fatto soffriggere un po' il pesce. Insomma, abbiamo fatto ubriacare un po' con la birra Sant'Andrea. Se procediamo, allunghiamo il sugo. Con la passata di pomodoro finito. Facciamo vedere l'operato, dai, facciamo vedere l'operato della mozzarella sminuzzata da Vale. A cottura ultimata del sugo possiamo aggiungere la nostra polpa di granchio. Lasciamo andare ancora 2, 3, 4, 5 minuti. Ora possiamo spegnere il nostro sugo, il nostro ragù di pesce, e possiamo procedere a montare la nostra lasagnetta. Allunghiamo il nostro ragù con la besciamella fatta da Francesca stamattina alle 8. Vabbè, io apro la lasagna. Contiamo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. No, no, poggiapentola. Yes. Ah, sì. Ce l'hanno in camera il poggiapentola. E c'è il tomate. Wow. Applauso, applauso. Voglio minimo 4 piani di lasagnette, Allora, Vale, però bisogna imparare, Ok. Che bello, sto contento. Vai il sugo, tutta la mozzarella e finisci con... Questa vuole andare a convivere, Non so cucinare. No, se giocate i giochi, se giocate, sì. Mettila un po' sotto, sta donna! Hai comprato la lasagna al supermercato e vuoi sprecare? Basta, adesso... Ma sicuramente adesso fai un minuto in pugliese e poi metteremo i sottotitoli. Prego! Tac!
e aspettiamo con ansia. Oh, ragazzi, come potete vedere, siamo arrivati alla fine di questa grandissima ricetta lasagne San Palmaestro. Insomma, la cosa più bella è questo guanto mucca che mi piace. Ma dimenticavo, la parentesi è questa: la vera specialità della casa lo sapete che sono io, giusto? La vera specialità della casa è lei. Un po' per sempre così. Grazie. Ciao amici, benvenuta. Benvenuta. Solo te. Questa birra è cliccate sulla pagina. No, brindisi con la birra Sant'Andrea. Sant'Andrea. E sulla lasagna. Ma bella pulentina. Ah, mi farei buttarla. Francesca mi ha messo il mio birra al contrario. Bevete responsabilmente. Va bene. Guarda qua il sugo. Il succo. Ma ragazzi, me ne vogliono tutti gli altri, però è la ricetta più buona che abbia mai mangiato in casa. Facce soddisfatte? Cazzo di mai. Ancora affamate? Ti ho battuto. Yeah, yeah. Put the gray skies out of my way.